Ora siete? Siamo di Castel Ferentino Giglio, la squadra è Giglio Castel Ferentino. In Toscana, provincia di Firenze. E che categoria fate? Under 17. Bene. E questo campionato nazionale che cosa rappresenta per te? Rappresenta la pallavolo praticamente, è la passione che abbiamo tutte noi. E ci si riunisce tutte per fare questo grande torneo che è un po', insomma, come dire, per... un traguardo che abbiamo raggiunto anche faticando tutto questo anno, insomma, da allenamenti, partite così, di campionato, e quindi tutte le persone che sono appassionate a questo sport oggi, cioè insomma questi giorni si riuniscano per fare questo torneo che niente, rappresenta la pallavolo e quello che noi amiamo fare. Ma che traguardi pensi che la tua squadra avrà? Noi ovviamente non ci aspettiamo ovviamente di vincere, però cercheremo di fare il massimo. E se arriveremo ora ultime, no, però se arriveremo, insomma, dove arriveremo arriveremo, noi ci impegneremo, quindi dove arriveremo va bene, e l'importante è divertirsi, perché la pallavolo è questo, oltre a essere appunto una passione è un divertimento, quindi tutti insieme ci divertiamo a fare questo sport e niente. Perfetto, guarda, è la cosa migliore che tu abbia potuto dire. Grazie. E un'altra ragazza? Tu di dove vieni? Sempre da Firenze. Dai ragazze. Allora tu, ciao. Massimo, New Volley Asti, facciamo la Coppa Italia Under 15. Bene, e tu vieni da Asti? Asti, sì. E tu vieni da Asti e praticamente che cosa ti aspetti dalle tue ragazze? Io cercheremo di fare il meglio, penseremo partita per partita e poi vediamo dove arriviamo senza farci nessun proclama. Vediamo un attimo quello che succede, poi l'importante è lo spirito della WISP, anche di poter comunque fare bene, che loro si possano divertire, e quindi è la cosa più bella, perché noi le facciamo con passione gli allenatori, e quindi è positivo, molto bello, è il quarto o quinto anno che lo faccio, quindi è una bella cosa, è meraviglioso, le ragazze avranno un ricordo bellissimo secondo me di queste manifestazioni. Perché penso che questa esperienza non la dimenticheranno mai nella loro vita, perché la WISP riesce a darti queste emozioni particolari, è vero? Poi oltre che è organizzata molto bene, secondo me c'è veramente viene data la possibilità alle ragazze di poter fare un grande campionato, stare tutti assieme, unite, e secondo me quando avranno una certa età lo ricorderanno bene, quando saranno mamme con i figli più piccoli, sicuramente io ne ho trovate tante anche negli anni passati, e tutte queste mamme avranno questi figli e gli ricorderanno e gli racconteranno questo tipo di esperienza, perché è bellissimo. Magari vedremo anche le mamme loro con i bambini che le porteranno ai campionati nazionali. Sicuramente sì, mi è capitato anche in altre manifestazioni in questi anni, ed è veramente una bellissima, pulitissima esperienza. Ti ringrazio molto. Complimenti a tutti davvero, perché siamo felicissimi di poter fare, di affrontare questa situazione, questa manifestazione, ed è bellissimo, meraviglioso veramente, per tutti. Ti ringrazio, ciao. Un genitore allenatrice. Sì. Allora, che cosa pensi di questo campionato WISP? Ma io vengo volentieri, sempre, perché c'è da divertirsi, è impegnativo per i ragazzi. Noi almeno quest'anno siamo venuti per divertirci con un gruppo che è nato a inizio anno, a settembre, e quindi siamo contenti perché hanno lavorato bene, hanno lavorato tanto, e quindi giustamente le abbiamo premiate portandole qua. Da quello che ho capito non è il primo anno, allora. No, è tanti anni. Io mi ricordo, allora, io sono venuta qui quasi 10 anni fa ed ero incinta di lei e quindi di mia figlia, che me l'abbiamo portata anche quest'anno, e sono venuta con l'under 18 maschile, e quindi io quando posso ben volentieri, è un appuntamento cui ci tengo a partecipare. Siamo tutti contenti di questa cosa, guarda, hai dato veramente delle belle emozioni, ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao. Vi ringraziamo tutti quanti e spero che queste emozioni possano partecipare a tutti quanti. Ciao!